Per me la maglia blu cercata è stato un motivo di orgoglio e anche aver indossato la fascia da capitano. E la Samp poi mi è rimasta dentro perché ho avuto un rapporto particolare fin da subito con il pubblico, con la gradinata e dunque tutto questo me lo porto dentro e ripeto, è stato un orgoglio indossare quella maglia. Meglio giocare perché non si ragiona per le 25 teste dei tuoi giocatori quando alleni e dunque mentalmente sei un po' più libero. C'è un allenatore a cui sono legato, ma perché mi ha voluto sempre con sé, che è Novellino e ci sentiamo tuttora. Però il primo allenatore che ricordo e ho imparato tantissimo perché facevo la primavera del Brescia, poi mi allenavo anche con la prima squadra, è Mircea Lucescu, un allenatore che era già avanti all'epoca e che qui a Brescia poi aveva fatto molto bene. No, sinceramente no, perché se andiamo a vedere i valori dei giocatori della Sampdoria, ci sono giocatori molto ma molto forti. Probabilmente il problema societario così un po' ha influito e adesso devono essere bravi a ricompattare tutto per tirarsi fuori questa situazione. Diciamo che un po' di preoccupazione c'è, però se poi guardo il valore della squadra mi fa stare abbastanza tranquillo. Non è una partita come le altre. Io ho avuto la fortuna di poterli giocare. E la prima volta che ci fu il derby era un derby di Coppa Italia ed era a metà agosto. E vedevo questa tensione, il derby, c'era il dottore, il team manager, c'è il derby, mercoledì, e io dicevo, vabbè, ad agosto sarà una partita, ci saranno 15-20 mila persone. E invece quando arrivi allo stadio ti accorgi che cos'è il derby. È un bel campionato, sia per l'alto che per la zona salvezza. Io vedo leggermente vedo favorito ancora l'Inter, però attenzione alla Juve perché la Juve è lì e non muore mai. E dunque adesso essendo fuori anche dalla Champions e non avendo più l'impegno del mercoledì e del martedì, può rientrare in corsa. Bah, allora, io sono rimasto al mio calcio e non riesco a capire perché il VAR interviene certe volte e certe volte no. O si interviene sempre o non si interviene mai. Cioè, hanno avuto questa fortuna di avere la tecnologia in campo e certi errori sono veramente, veramente clamorosi. Cioè, io credo che il mister Mancini, non abbia grossi problemi a preparare queste partite, perché i giocatori queste partite le preparano da soli, cioè lui sicuramente darà delle indicazioni, ma per quanto riguarda la tensione e gli stimoli saranno a mille da parte di tutti i giocatori, almeno mi auguro, perché se non si ha la concentrazione, non si ha lo stimolo giusto in queste partite, non so dove si possono trovare gli stimoli. Ma no, io il mio futuro spero di continuare ad allenare, mi sto divertendo, adesso sono qui a Ciliverga in eccellenza, stiamo facendo un campionato un po' al di sotto delle aspettative della società, anche se poi abbiamo vinto la Coppa Italia della Lombardia, adesso stiamo facendo quella nazionale. Però mi vedo lì seduto tranquillo in panchina, poi se arriverà l'occasione la valuteremo, però adesso piedi per terra e vediamo di far bene e di concludere bene questo campionato.